Salve ragazzi, bentornati in compagnia di Ramo e quest'oggi siamo su MXGP per continuare la nostra ricorsa verso il mondiale. Veniamo da tre brutte gare negative consecutive, di cui solo nell'ultima siamo riusciti a limitare un pochino i danni, quindi è meglio che ci rimettiamo sulla giusta rotta come le prime gare, altrimenti addio al mondiale. Bene, come sempre, bando alle ciance, ci vediamo fra 10 secondi. Ok, eccoci, bentrovati. Questa volta siamo su sulla pista di Uddevalla, un terreno molto sabbioso, quindi che va benissimo per i belgi. E siamo in Svezia, se non mi ricordo male. Quindi cercheremo di darci da fare, come sempre, visto che ormai è un pochino che non giochiamo questo gioco. Vi ricordo che non faccio le qualifiche, ma parto direttamente in gara. Quindi direttamente sul cancelletto, cerchiamo di prendere la migliore posizione disponibile. E sperando che ci assista la buona sorte alla prima curva, perché essendo un imbuto la prima curva è sempre un terno al lotto. Abbiamo la nostra motoretta, la nostra KTM assolutamente non factory. Ok, questa va più che bene, siamo abbastanza centrali. Saluto al nostro capomeccanico che ci dà degli ultimi consigli come sempre. Saltiamo questa scena e andiamo avanti. Ok ragazzi, casco allacciato. E pronti, partenza, via! Partiamo affatto bene, ma rimaniamo in piedi, è già qualcosa di importante, siamo terzi. Saltone in discesa! Ecco qui, Strybos ci butta maledettamente a terra e siamo immediatamente ottavi. Ragazzi, qui il trend continua a essere quello negativo, anche perché i piloti della CPU automaticamente se ne fottono di noi e ci asfaltano come niente fosse. Già la nostra moto non è molto performante. Ecco qui Van Horebbe che si autoelimina da solo. Davanti abbiamo Nagel, Simpson. Prendiamo malissimo questa curva, anzi non prendiamo affatto la curva, ma andiamo per prati, funghi, tutto. Abbiamo galleggiato sulla schiena di qualcuno. Ok, cerchiamo di rimetterci in sesto, abbiamo due giri. No, la moto ha sbandato tutto ad uno. Stiamo giocando assolutamente male. Meglio che abbiamo Tonino Cairoli davanti, che è il nostro avversario principale nel campionato, quindi cerchiamo quantomeno di guadagnare su di lui. Saltiamo troppo lunghi, ma usciamo abbastanza veloci e ci prendiamo l'interno. Eccolo lì, erroraccio di ramo, e Cairoli subito ne approfitta. Non riesco a giocare e parlare contemporaneamente in questo momento. Prendiamo l'interno. Scrabata all'esterno. Ecco qui, scivoliamo, stiamo giocando veramente troppo male. È un periodo di magra questo. Il nostro pilota è assolutamente fuori forma. Non è un buon segnale, considerando che stanno arrivando le feste. Davanti abbiamo Gauthier Paulin. Lo passeremo in discesa sicuramente. Quanto è veloce Paulin. Ci tocca la ruota di dietro. Voi non lo potete vedere, ma io lo posso sentire assolutamente. Che brutta cosa dire lo sentire dietro. Comunque è quello che è successo. Praticamente vola questo Paulin, eccolo lì, che poi cadere maledettamente a terra rischia di farci cadere anche noi. Ecco qui, siamo nuovamente in scia a Nagel, Simpson, Cairoli, sono tutti qua. Andiamo all'interno. Ecco Simpson, ci lasciamo una sportellata. Siamo al sesto. No, non Simpson, Strybos. Siamo al sesto posto per il momento.
Nagel. Il tedescone lo passiamo in un solo boccone. Simpson davanti a noi. Proviamo a passarlo nel salto in discesa. Senza esagerare o finiamo fuori pista. Non so come abbia fatto a accelerare in quella maniera. Praticamente questi piloti, quando non sono inquadrati, automaticamente ti superano a tripla velocità. Quando senti anche a fianco, che si vedono, sono piloti normali. Vediamo l'interno e andiamo per un'altra posizione. Ecco qui un pilota cade a terra, vediamo se riusciamo a approfittarne. Ah, ci tocchiamo, non va per niente bene, ma limitiamo i danni. Larghissimi, bruttissimo salto. Chi abbiamo davanti? Cairoli è in testa, Cairoli. Siamo secondi. Sbagliamo tutto. Siamo presi dalla foga della rimonta. Ci sta toccando qualcuno dietro. Nell'ultimo giro cerchiamo una rimonta improponibile. All'esterno. Chiudiamo la porta a Torino Nazionale. Ci tocchiamo, l'ultima curva. E va a vincere la manche. Grandissimo Ramo, l'ultima curva. Battaglia straordinaria con Torino Cairoli, ma ce la facciamo. Intanto squilla il cellulare, non fa niente, facciamo squillare di tutto, ma in questo momento non posso rispondere. Bene ragazzi, eccoci qua nuovamente, scusate, ho dovuto rispondere al telefono perché si faceva ormai insistente, bisognava rispondere per forza. Ecco qui la classifica, quindi dalla prima manche vediamo Ramo in testa, Ramo ha vinto la prima manche davanti a Cairoli di mezzo secondo, poi Bobrichev 5-4, Simpson, Dyker, Polen, Baran, Carlos, Searle, Straibus e via tutti gli altri. Quindi abbiamo iniziato con i migliori con il miglior risultato possibile, abbiamo vinto la manche, quindi abbiamo interrotto il trend negativo delle ultime gare. Continuiamo, questa è i 25 punti, siamo portati a casa, 22-20 e via tutti gli altri. Quindi continuiamo, ora ci aspetterà la seconda manche, accumuliamo un po' di esperienza. Abbiamo sbloccato un bellissimo casco, ma attualmente teniamo quello che abbiamo, che va più che bene e porta un sacco di fortuna. Ok, ora ci aspetta la seconda manche, sperando che il risultato sia il medesimo della prima. Comunque sia, già averla vinta mi va più che bene, perché abbiamo fatto schifo nelle ultime tre gare e non siamo partiti certamente bene in quest'altra, quindi abbiamo raddrizzato all'ultima curva, proprio all'ultima curva. Scendiamo in pista. Ok, solita stretta di mano al nostro capo meccanico. Pronti, partenza. Vai! Partiamo un pochino meglio rispetto alla prima manche. Ma neanche tanto. Ci tocchia, eccolo lì, ci buttano a terra, ci calpestano, ci fanno tutte le peggiori cose. Ok, lunghi, ma rimaniamo in piedi. Ed è quello che conta. Rimaniamo in piedi, siamo troppo larghi però. Onde evitare che ci usino come battente. Quindi andava più che bene così. Ci stanno toccando, la moto va da una parte all'altra. Inizia l'ennesima rimonta di Ramo, sperando che vada a buon fine. Barra che è davanti a noi, eccolo lì, va bene, pazienza, a terra. Non va per niente bene, questa rimonta è pressoché difficile. Ok, che si toccano tra di loro. Sì, ma noi non facciamo niente per migliorare la situazione. Praticamente fuori pista, qui bisogna andare stretti un corno. Acceleriamo veloci, siamo decimi, ma c'è il gruppone di fronte a noi, sono abbastanza compatti. Non saltiamo lunghi, cerchiamo di passare più gente possibile. Ok, grandi, all'esterno, ci stringono, per passare, aiuto, sandwich, eccolo lì, grandissimo, The Diker, grazie Ken, il guerriero, grazie.
niente, ormai la moto va per i cavoli suoi. La moto va per i cavoli suoi, decimo posto alla fine del primo giro, è proprio una cosa peggiore, peggio di così non poteva andare. Anche perché eravamo in una buona rimonta, quindi ci aspetta un rettilineo e cerchiamo di superare qualcuno in questo salto finale in discesa. Ok, senza esagerare. Invece abbiamo fatto proprio male. Abbiamo fatto proprio male e continuiamo a fare male le curve. Però siamo molto molto veloci. Siamo sempre decimi, ragazzi, siamo sempre decimi. Dobbiamo per forza arrivare davanti a Tonino. Eccolo lì, niente da fare. Ok, undicesimi, siamo già al secondo giro. Niente, non riusciamo proprio ad andare. Non lo so perché. E quanto ha saltato lungo questa volta. Eccolo lì, ci toccano ancora una volta, non ci vogliamo proprio lasciare in piedi. Cairoli. Ci prendiamo l'interno, abbiamo Polen davanti a noi. Che ci usa come sponda, ma a noi va bene così. Rimaniamo in piedi, siamo quinti al secondo giro. Cerchiamo di prenderci l'interno. Troppo lunghi, dobbiamo stringere, però siamo quarti alla fine del secondo giro. Altra rimonta di Ramo, che sta comunque non andando per niente male. Questa rimonta, la gara fa schifo in sé, stiamo giocando malissimo, però come risultato ancora ci siamo. Eccolo lì, volevo chiuderlo ma non ce l'ho fatta. Usciamo veloci, ci tocchiamo il computer, non se ne frega niente. È come se fosse fatto di cemento armato, proprio praticamente che noi ci fossimo, non cambiava nulla. Se ci buttano a terra come gli pare gli piace, noi se li tocchiamo non succede niente. Loro cadono solo se si toccano tra di loro. Troppo lunghi, ma rimaniamo in piedi. Siamo sul podio, siamo terzi, il secondo e il primo davanti a noi. Niente perduto. Passiamo tesoro all'interno. No, cadiamo. Ma porca miseria. No, errore di concentrazione. Almeno il podio. No! Terzi, va bene lo stesso risultato. Abbiamo fatto cagare, abbiamo fatto di tutto in quest'ultimo giro. È successo due volte in questo Gran Premio, però va bene lo stesso. Vince De Dijk davanti a Desal, Ramo, Van Rebeck, Sir Polen, Bobrichev, Van Duren, Baragan, Simpson, Tanlev, Straibo, Snagol, Cairoli solo 14esimo, Ivan Stenberg 15esimo, Mattias Carro 16esimo. Continuiamo, andiamo a vedere la classifica. Vince Ramo con 45 punti davanti a De Dijk 41, Desal 34, Desal 31, Polen 30, Simpson 29, Cairoli 29, siamo dimenticati Bobrichev terzo con 34 punti. Andiamo a vedere la classifica generale. Ramo mantiene la prima posizione con 331 punti, quindi allunga di un pelo su Antonio Cairoli, che sta a 295, e De Dijk in terza posizione a 265. Bene, direi che per quest'oggi è tutto, un saluto da quanti da Ramo e ci vediamo al prossimo Gran Premio. Ciao!